amici di Carati Web, grazie per questa ennesima opportunità. Volevo intervenire perché anche sul web e negli ambienti politici, diciamo, circola un po' di disinformazione, non so se ad arte o perché chi non era presente magari ha una visione, una rappresentazione errata delle cose. Sapete che ieri si è tenuto un consiglio comunale, anzi non si è tenuto perché eravamo presenti solo noi quattro delle minoranze, cioè chi vi parla, il consigliere e capogruppo Cosentino che è stato eletto nella mia lista, e poi i consiglieri Critelli e Greco della lista Felice De Cariati. Nessun altro era presente della minoranza. Noi ci siamo molto adirati per questa diciamo assenza di massa della maggioranza, e non è la prima volta, perché anche tempo addietro la maggioranza, senza comunicare nulla, un paio di mesi addietro, non venne in consiglio. Per la verità, nell'ultimo consiglio, il giorno prima, quindi a meno di 24 ore prima, noi abbiamo avuto una riunione, una conferenza dei capigruppi convocata dal Presidente del Consiglio attuale, il quale ci comunicava, senza spiegazioni diciamo degne di tal nome, che il Consiglio non sarebbe tenuto perché alcuni consiglieri di maggioranza non potevano essere presenti, senza rappresentarci quali erano queste motivazioni. Noi abbiamo rappresentato invece la necessità, l'indispensabilità di affrontare il Consiglio, e abbiamo detto in quella sede che ci saremmo portati in Consiglio comunale e che per noi il Consiglio doveva essere tenuto. Non abbiamo concordato nessun rinvio. Se c'è una diciamo un rinvio concordato, che lo si tiri fuori, scritto o anche a parole, perché c'era il sindaco della maggioranza e il presidente del consiglio, e c'erano tre consiglieri di minoranza. Chi vi parla? Il consigliere Cosentino e il consigliere Filomena Greco. Quindi non abbiamo assolutamente stabilito nessuna data di rinvio, abbiamo solo rappresentato che dal 7 al 17 il consigliere Greco è fuori Cariati. Tutto qui. Noi eravamo pronti e siamo pronti a trattare quei punti all'ordine del giorno. Il mercato ittico, che penso ormai non si farà più, 1.600.000 euro di finanziamenti che saranno, ahimè, buttati, e chissà quale comune riuscirà a spendere, sicuramente non Cariati se le cose continuano così. Poi la stazione unica appaltante, che avrebbe dovuto dirimere questioni come il mercato ittico, perché se ci fosse stata la stazione unica appaltante noi non ci troveremmo con un contenzioso davanti al tribunale amministrativo regionale, e la questione sarebbe stata sospesa diciamo dal Consiglio di Stato. Ecco perché lo invocavamo. C'erano poi altre problematiche sulla viabilità, sull'illuminazione, sull'irrisolto problema della Sogep, sul problema dell'ospedale. C'erano tantissime argomentazioni che meritavano una sicuramente un approfondimento, un dibattito e una diciamo presa di posizione di questa maggioranza. Penso che gli amici della maggioranza, o presunti tali, amici in senso benevolo, non si sono presentati non per indisponibilità di qualche consigliere, ma perché, penso io, al loro interno ci siano delle diversità o discrasie di vedute che non consentono di venire e scendere in consiglio con una posizione unitaria. Ma a me personalmente, come gli amici delle minoranze, non interessano le quisquiglie all'interno della maggioranza, noi interessano che i problemi dell'ospedale, che i problemi della Sogepel, che i problemi della stazione unica appaltante, che i problemi del mercato ittico, che i problemi dei tributi venissero affrontati e risolti. Che poi la maggioranza non si sia presentata, noi ne prendiamo atto, riteniamo che sia un'ulteriore offesa all'istituzione politica che è il Consiglio, e riteniamo che simili diciamo, accadimenti non abbiano più a ripetersi, perché non è la prima volta che accade. Questa maggioranza negli ultimi
tempi è recidiva, quindi ogni diversa prospettazione è sicuramente non veritiera, è sicuramente svia dalla realtà dei fatti. Noi riconvocheremo, se non lo faranno loro, il Consiglio Comunale perché vogliamo discutere e affrontare questi problemi. Grazie e alla prossima.